Ok, siamo qua con Valentina per vedere insieme la struttura che abbiamo realizzato del DB, quale database abbiamo utilizzato, perché abbiamo usato un ORM e come abbiamo disegnato lo schema e le tabelle. Valentina, a te la parola. Grazie. Allora, innanzitutto abbiamo realizzato l'ADR per la scelta del database. I nostri driver decisionali erano le performance del database nel salvataggio di grandi file, l'integrazione e il supporto con il linguaggio di programmazione che avevamo scelto, nel nostro caso Node.js. E la semplicità di utilizzo e per impararlo, visto che la maggior parte di noi non l'aveva mai utilizzato, non aveva mai utilizzato un database. Le opzioni che abbiamo preso in considerazione sono state Postgres, Redis ed Elasticsearch. Abbiamo scelto Postgres perché è un ottimo database relazionale open source, è semplice da utilizzare e molti di noi, alcuni di noi l'avevano già utilizzato. Diciamo il fattore negativo dell'utilizzarlo era quello di dover creare uno schema. Mentre i fattori che ci hanno portato a non scegliere Redis ed Elasticsearch erano sia la difficoltà nell'impararli, sia il fatto che non avevamo nessun vantaggio nell'utilizzare le cache di Redis, per esempio, e non avevamo da fare ricerche testuali, come nel caso di Elasticsearch. Per cui la nostra scelta è andata su Postgres, appunto. Io Dopodiché abbiamo. intervengo solo un attimo per puntualizzare che in realtà poi ci siamo resi conto che lo schema nel DB può essere un lato negativo perché in effetti è un po' vincolante, ma in un progetto come il nostro, dove in realtà erano richieste delle tabelle, delle relazioni, in realtà ci ha di gran lunga facilitato. Non avremmo avuto probabilmente un valore aggiunto nell'utilizzare un database NoSQL. O comunque un database schemaless. Ok, tutto qua, scusa l'interruzione, Vale. Giusto, hai fatto bene. Dopodiché, dicevo, abbiamo deciso di utilizzare un ORM, cioè Object Relational Mapping, nello specifico Prisma. Un ORM cosa fa? In poche parole, permette di interagire con il database senza scrivere codice SQL, semplificando parte del lavoro. E, migliorando le performance delle query rispetto allo scrivere noi magari query, essendo poco esperti in materia, per cui semplificava da un certo punto di vista il lavoro. Ovviamente c'era tutta la difficoltà, tra virgolette, dell'imparare a utilizzare Prisma e a creare poi le query sia di inserimento che di selezione dei dati. Ma questo lo vedremo in un momento successivo. Dopodiché, una volta deciso il database e l'ORM, abbiamo deciso di creare lo schema, cioè il file di configurazione setup dello schema del database, prima di tutto strutturando il database, diciamo su carta, o comunque creandone uno schema manualmente, e poi abbiamo tradotto queste tabelle in codice sul file schema di Prisma. Essenzialmente il nostro database si compone di tre tabelle, quella relativa agli ordini, ai prodotti e agli utenti. Le relazioni tra queste tabelle sono lo user ID e il product ID, che appunto collegano la tabella ordini rispettivamente con la tabella prodotti e utenti. In questo schema iniziale abbiamo
deciso quali erano le voci, i vari campi del database e abbiamo analizzato quali potessero essere i tipi più adatti per ciascun campo, per cui abbiamo gli ID interni che sono autoincrementali, unici e sono delle primary key. Abbiamo i varchar che sono delle stringhe e abbiamo stabilito di che lunghezza dovessero essere indicativamente le varie stringhe per ottimizzare anche la performance del database e così via. Abbiamo gli interi, abbiamo i float, abbiamo i timestamp che sono le date. Faccio vedere. Questo schema si traduce nel file schema.prisma, che è appunto il file schema creato automaticamente da Prisma, nel quale andare a modellare il nostro database, per cui abbiamo riportato tutti i campi delle tre tabelle. User con tutti i suoi campi, product e order. Vediamo che sia in user che in order viene ripetuto il campo order. Sarebbe la relazione tra il product ID o lo user ID presente nelle rispettive tabelle e quella presente in order. Andiamo qui. Perché l'ordine, come possiamo vedere, è una lista di ordini, perché ovviamente un prodotto può essere contenuto all'interno di più ordini. Esatto, questa è una cosa che abbiamo preso in considerazione. Anche un utente può essere ripetuto su più ordini, può aver effettuato diversi ordini. E questa è una considerazione che abbiamo fatto, anche un controllo. Che abbiamo fatto poi nel caricamento dei dati sul database e quindi anche nella richiesta delle query per l'estrazione dei dati. Alla fine sono gli indici che abbiamo inserito per velocizzare l'inserimento delle query sul DB, visto che si parlava di svariati milioni di record. Hanno un po' velocizzato il lavoro. Sì, assolutamente. Che dire? Direi che gli insert e le query le possiamo far vedere successivamente. Un video a parte solo per le insert, vogliamo vedere le query? Facciamo vedere le query magari. Yes. Allora. Andiamo adesso a vedere nel dettaglio una delle query realizzate per questo progetto. Nello specifico, la richiesta era la sommatoria di un numero di ordini fatturato per articolo in un periodo temporale definibile dall'utente. Per cui creiamo la nostra funzione asincrona query orders e passiamo i parametri date min, date max, ovvero il periodo temporale definito dall'utente. Product ID e name, che sono i dati specifici dell'articolo scelto dall'utente nel frontend. Come prima cosa andiamo a svolgere la funzione dateResolver che sulla dateMax, quindi sull'ultima data del range, questa va ad aumentare la data di un giorno affinché la query possa prendere tutto l'ultimo giorno completo. E quindi funziona correttamente. Poi procediamo con getTurnover. GetTurnover è la nostra query effettivamente realizzata con Prisma, non con SQL. La query viene effettuata sulla tabella order.
andando a raggruppare gli elementi per product ID, quindi l'articolo preso in considerazione, andando a dare le condizioni where, che sono order date, quindi maggiore o uguale di date min, minore o uguale di date max, quindi il range definito dal nostro utente, product ID e product name. Dopodiché andiamo a chiedergli di contare gli ID, quindi il numero di ordini, e di sommare i prezzi, quindi il fatturato per articolo. È interessante vedere come in questa query abbiamo realizzato con Prisma una inner join, andando a prendere così dei dati dalla tabella order, ma inserendo nelle condizioni product ID e product name, che sono dei dati presenti sulla tabella product. In realtà product ID è effettivamente la chiave di relazione tra le tabelle order e product. Dopodiché andiamo a prendere appunto i dati della query e ritorniamo un oggetto che fa la somma dei price e il conteggio degli ordini, per cui il nostro risultato conterrà due valori, total e order count. Andiamo a fare una prova. Effettivamente riceviamo questi due valori. Per la prova del 9 possiamo effettuare questa stessa query anche su pgAdmin, per cui la scriviamo in SQL, effettuando quindi la inner join. Quindi abbiamo detto che ci interessa richiedere la somma e il conteggio. Andremo a specificare in un secondo momento di cosa. From la tabella order, per comodità scriviamo as o, così non dobbiamo ripetere ogni volta schema.order. Effettuiamo la inner join su schema.product as p, tenendo in considerazione che la chiave di relazione è o.product id è uguale a p.id. Per cui, sapendo questo, andiamo a richiedere la somma dei prezzi che si trovano dentro la tabella order, quindi o.price, e il conteggio degli ordini stessi, quindi o.id. Diamo poi le condizioni, where la data, punto order date between and vediamo che data abbiamo richiesto, 210402. 220402. Poi and il parametro del nome del prodotto e il parametro del ID del prodotto. Andiamo a fare copia e incolla anche qui. 4503 è l'ID, mentre il nome del prodotto è questo, quindi 4503. Riceviamo quindi gli stessi valori, somma 14.349 come
sulla query effettuata in Prisma, il conteggio degli ordini è 28, per cui le due query effettivamente corrispondono. Se vogliamo andare a guardare più nel dettaglio, vediamo quindi che noi effettuiamo la query su order e poi effettuiamo la join su product che contiene product name, dicendogli che il product ID è la nostra chiave di relazione. Quindi facciamo il count e il sum.